Rosanna e Linda per parlare di filosofia. Direte, ma cosa buongiorno. C'entra Linda con la filosofia che per chi mi conosce non è che sia molto esperta? I giovani no. Sono sempre filosofi, tutti siamo filosofi. Sante parole, che bello. Ecco, mamma e papà, ricordatevelo. Quindi, a parte gli scherzi, filosoficamente ritorna su Liguria Web TV. Noi siamo veramente felici di continuare a parlare di questa filosofia che a volte fa parte proprio della nostra vita, e tra poco vi parleremo di un tema che non vi svelo ancora, quindi a tra pochissimo. Allora Rosanna, che cosa vogliamo raccontare oggi ai nostri followers? Perché non chiamiamolo più pubblico, perché bene o male siamo sul web, abbiamo un pubblico che è proprio follower, questo è il nome. Esatto. Definizioni, queste terminologie inglesi te le lascio tutte. Giusto. Perché fanno parte della tua preparazione, non fanno parte della mia. Io mi limito chiaramente a cose un po' più classiche, un po' più vecchiotte. Però intanto è una prof 2.0, questo lo voglio ricordare, l'ho ricordato sin dal primo incontro che abbiamo fatto, anche perché è su Facebook, su WhatsApp, certo. E soprattutto sui social condivide appieno li usa in modo appropriato. Ma non possiamo esimerci ormai esatto. Sono strumenti. Però ci sono strumenti. Sono strumenti, è una delle due parole chiave di quest'oggi. Perché sono strumenti? Perché, o bene o male, questo ci fa capire che anche le generazioni un po' più grandicelle rispetto a noi più piccoli, altri nati ancora nel 2000 sono ancora più piccoli, ci fanno capire però che sono persone che si sono adattate col tempo, proprio come la TV, vedete, è arrivata sul web, come tanti altri mezzi di comunicazione. Ma torniamo agli strumenti. Ma intanto grazie per aver definito la mia generazione un po' più grandicella, questo è, ma certo, è, questo è un ringraziamento ad obbligo. Ma strumenti, perché la scorsa volta ci eravamo fermati a considerare la filosofia nello spazio e nel tempo e abbiamo appunto dato così uno sguardo alle origini della filosofia. Adesso vorremmo entrare un po' più nelle dinamiche filosofiche, vorremmo un po' filosofare nel vero senso della parola. Però per filosofare abbiamo bisogno di strumenti. Ecco, qui vi propongo appunto un'immagine di una cassetta di attrezzi, perché mi rifaccio a una frase di un filosofo che dice il falegname senza i suoi attrezzi non può costruire nulla. Il filosofo senza i suoi attrezzi non può costruire nulla. Quindi, perché qualunque ambito noi prendiamo in considerazione ha bisogno di strumenti particolari. Qualsiasi mestiere, direi. Allora, se noi prendiamo un ottimo falegname e gli forniamo delle ottime assi di legno, diciamo, per cortesia, mi costruisci una libreria, una scrivania, eccetera. Lui dice, con le mani nude non posso, ho bisogno di strumenti. Il filosofo anche ne ha altrettanto. E quali bisogno. Sono quindi questi strumenti del filosofare? Allora, sono tanti e adesso cominceremo un po' ad analizzarne alcuni e magari le prossime volte che ci incontreremo ne analizzeremo degli altri e ci accorgeremo, e mi riallaccio a quello che ho detto all'inizio, che tutti possiamo filosofare, tutti siamo filosofi, perché questi strumenti in realtà noi già li possediamo. A volte non lo sappiamo e non li usiamo. Ecco, vedete quindi come vi portiamo a farvi veramente credere che tutti possiamo essere filosofi o comunque quantomeno avere punti di vista nostri e che non siano poi totalmente sbagliati, la parola strettamente connessi vista, a quello ecco, che... La parola punti di vista già ci porta al primo strumento. Esatto. La considerazione dell'altro, del punto di vista. Io spesso con i bambini faccio questo esperimento, li metto di fronte per terra una grossa sagoma di un numero che uno legge come 6, l'altro legge come 9, ovviamente, e chiedo loro come facciamo, che cos'è, uno dice 6, l'altro dice 9, ovviamente ognuno sostiene il proprio punto di vista. E allora dico, come lo risolviamo questo problema? Avete ragione tutte e due, come lo risolviamo? E gli adulti non so se lo risolverebbero, sì. I bambini lo risolvono. Perché sono un pochettino più lineari, hanno delle sinapsi un pochettino più semplici, gli adulti sono già più articolati. Sì, sono anche privi di pregiudizi. Esatto. Loro provano a spostarsi e però ripropongono il problema, perché chi diceva 6 dice 9, chi diceva 9 dice 6. E poi capiscono
e si spostano tutte e due prima da una parte e poi dall'altra. Questo è un classico esempio di empatia, ecco, un po' sentire l'altro. Come un po' si direbbe qua in Liguria, vieni un po' nel mio caruggio, no? Tante mettiti volte nei miei panni, esatto. Dice un vecchio proverbio. Esatto, no? Esatto. Quindi effettivamente questa idea di mettersi dall'altra parte, ascoltare l'altro e quindi capire il suo punto di vista. Perciò empatia vuol dire anche condivisione, noi condividiamo con voi tantissime idee, quindi due hashtag per oggi, hashtag condivisione, condividere, anzi, hashtag condividere e hashtag strumenti. Quali sono i vostri strumenti preferiti? Ad esempio nel vostro mestiere, parlatecene, perché ad esempio sarebbe molto interessante scoprirne qualcuno e a noi interessa se magari seguite una particolare filosofia di vita proprio per eseguire, per essere quello che siete, soprattutto se lavorate in determinati ambiti. Ma come vedete, dal falegname a chi è più invece aulico, come può essere un filosofo, tutti hanno bisogno delle stesse cose. Gli strumenti. Noi di empatia ne abbiamo tanta, prof, quindi direi che continuiamo e soprattutto rimaniamo sull'onda di Liguria Web TV filosoficamente alla prossima puntata.